Con il ritorno di Don Antonio Zatti, nei mesi scorsi si è conclusa, dopo oltre 50 anni, la collaborazione missionaria tra la Chiesa bresciana e quella dell'Uruguay. Sono stati 12 sacerdoti bresciani che hanno servito il paese sudamericano come Fidei Donum. Tra loro anche Don Pierluigi Morgioni, tra i primi ad arrivare nel 1968 e che nell'annuncio del Vangelo e nel servizio ai più poveri si scontrò con il rigore della dittatura. Per ricordare mezzo secolo di impegno della Chiesa bresciana in Uruguay, abbiamo raccolto le testimonianze di 4 protagonisti di questa pagina missionaria. Don Saverio Mori, Fidei Donum in Uruguay dal 1968 al 1998. Don Francesco Zanotti dal 1978 al 1992. Don Flavio Saleri dal 1982 al 1992 e Don Santo Baccherassi dal 1992 al 2019. Arrivati in Uruguay, noi eravamo già destinati alla diocesi di Melo. Ecco, che il vescovo era venuto già prima a contattarci, eccoci. E siamo arrivati a Melo. Poi io il vescovo di Melo mi ha mandato in una parrocchia di periferia e Pierluigi come prete della cattedrale, però era in una parrocchia vicino ai Salesiani di allora, ecco, che è rimasto lì. Dopo passato un po' di tempo lui è andato a 33. Eccoci. È da lì che è cominciato lui a avere dei contatti con le persone che si lamentavano un po' della situazione del governo. Pierluigi non è mai stato una persona che ha fatto una scelta di violenza, però l'hanno catalogato così come uno che ha fatto una scelta di violenza. Quando è stato qui in Italia, era stato qui quell'anno che poi hanno preso la dittatura, ha preso posto, eccoci. Erano venuti nella mia parrocchia di San José Obrero, San Giuseppe Operaio, erano venuti a perquisire, perché c'era con me anche un sacerdote spagnolo, Carlos Fernández Ordóñez. Ecco, lui aveva espresso tendenze di reazione al governo, che allora era un governo che praticamente non faceva nessuna realtà utile per il paese. Ecco, però loro sono venuti a prendere me e infatti mi hanno portato. Mi hanno portato in carcere lì, lì nel quartiere militare di quella città. Io sono stato lì solo 3 giorni, però ne ho avuto abbastanza perché me ne hanno fatto passare di tutti i colori, sempre incappucciato, con difficoltà. E i primi giorni senza mangiare, poi ti portavano qualcosa da bere e alla fine, quando l'ultimo giorno che sono stato lì, mi hanno portato in un salone, ho sentito la voce anche di padre Carlos Fernández Ordóñez, che l'avevano imprigionato anche lui. Così mi sono reso conto che non ero solo io, ma c'erano altri, ma erano sempre incappucciati. Se noi predicavamo il Vangelo, il Vangelo certamente era contrario con la situazione che stava vivendo il popolo. Il popolo stava vivendo una situazione di ingiustizia continua e noi nella predicazione sottolineavamo questo, e questo dava fastidio. La scelta è stata un po' quasi obbligata. Io avevo una sorella in Argentina che è nata nel 74. 75 è stato giù a trovarla, poi era il periodo in cui Morgioni Pierluigi un po' aveva le difficoltà, era stato imprigionato, essendo compagno di scuola,
e anche con scritto di Pierluisi abbiamo pensato di continuare. Pierluisi è uscito nel 77 dalle prigioni e io nel 78 sono andato giù, proprio per far vedere anche ai militari che si continuavano, i preti bresciani volevamo continuare, volevamo stare presenti in Uruguay e volevamo stare un po' anche nelle parrocchie che avevano cominciato appunto Don Pierluisi e Don Saverio. Per cui io sono andato a finire anch'io nella parrocchia di San José assieme a Don Saverio e il primo anno ci siamo trovati addirittura tre sacerdoti che abbiamo fatto una bella convivenza. Don Saverio che era il parroco, io che appena arrivato ero un po' in novellino e Don Renato Surregaloli che anche lui un anno era stato lì con noi nel 78-79, per cui oltre a servire la parrocchia abbiamo anche fatto una bella convivenza noi tre preti bresciani che senz'altro mi è servita per inserirmi in Uruguay. La realtà era il periodo della dittatura militare, però ci sembrava molto interessante il fatto che il popolo dell'Uruguay, che è un popolo abbastanza freddo, laicista e anche massone, per cui non di tradizione cristiana come c'era qui da noi. Invece abbiamo trovato una chiesa che si era messa con il popolo, che era solidale con il popolo, che non aveva nessun legame, né cappellani militari, nessun legame con il potere e con la dittatura militare. Per cui la gente ha visto che la chiesa era con il popolo, avevamo fatto delle piccole comunità, avevamo circa una sessantina di comunità in parrocchia e queste comunità si riunivano nelle case, erano proprio chiamate le comunità di famiglia, comunità di base, e lì vivevano il cristianesimo nei barrios, nelle periferie e anche in campagna. E per cui abbiamo visto un po' la gente da fredda, poco frequentante, aumentare la frequenza alla chiesa e aumentare anche la frequenza ai sacramenti. Chiedeva di stargli vicino, di sentirsi un po' fratelli, perché là un po' l'autorità non c'è, per cui il fatto della solidarietà umana, il dialogo personale, l'incontro con le famiglie e l'incontro con i gruppi della comunità di base e poi decentrare la parrocchia dal centro alle periferie, ai barrios e alla campagna. Difatti il nostro lavoro è stato realizzato anche cercando di fare i gruppi in campagna e man mano questi gruppi maturavano si arrivavano alle piccole chiese, ecco, alle cappelle di campagna, per cui dal centro, da 4-5 comunità al centro in città siamo arrivati anche a 12 cappelle sparse un po' nei barrios e nella campagna, per cui ecco la chiesa che dal centro va verso la periferia, va verso il popolo. Poi ci dicevano, quando volete parlare anche di realtà sociali, realtà umane che non vanno, non parlate voi con le vostre parole, fate parlare il Vangelo, la Bibbia o i documenti della Chiesa. Si dice sempre che si riceve di più di quello che si dà, ma a livello umano si matura, la famiglia la vedi veramente una famiglia allargata, le culture ti entrano un po' nel sangue, ti entrano nella vita, in modo di mangiare, di vestire, di fare. E soprattutto, ecco una cosa che si impara molto in Uruguay, è l'attenzione alla persona, l'attenzione un po' ai bisogni della gente e soprattutto i colloqui personali. Là non ci sono grandi strutture, grandi organizzazioni, devi pensare di meno a organizzare e di più a incontrare le persone. Nell'82 siamo partiti in 7 preti della diocesi di Brescia per il mondo e 3 di questi in Uruguay, Don Cesare Polvara, Don Angiolino Cobelli e il sottoscritto. Allora, con Don Angiolino Cobelli siamo stati nella diocesi di Mercedes, che non è la diocesi di Melo. E il vescovo aveva chiesto di Mercedes, aveva chiesto al nostro vescovo dei sacerdoti e io e Don Angiolino siamo stati a Mercedes, mentre invece Don Cesare
è stato indirizzato alla diocesi di Meiro, dove già c'erano gli altri sacerdoti. Mi ricordo bene quando siamo arrivati in aereo all'aeroporto, il vescovo di Mercedes e il vescovo di Meiro ci hanno accolto, cioè per dire come veramente eravamo importanti e ci hanno davvero accolti, ma non solo il vescovo, ma poi anche le comunità che già conoscevano un pochino la nostra presenza. Erano già anni più rilassati. Poche settimane dopo, l'ultima domenica di novembre, ci sono state le prime elezioni dopo la dittatura. Erano elezioni limitate, non erano aperte a tutti, la sinistra non ha partecipato perché era impedita a questo. Però già abbiamo avuto un governo democratico di centrodestra, soprattutto di centro, quindi già si respirava un'aria diversa, la dittatura ormai era un po' esaurita. Era una situazione molto più distesa, abbiamo potuto lavorare tranquillamente. Ero un giovane prete, avevo soltanto 8 anni di sacerdote e quindi il vescovo subito mi ha indicato di lavorare con la pastorale giovanile, era naturale questo. Sono stato in una parrocchia di Carmelo con un prete del posto, Juan Carlos, che aveva la mia età, ecco, e quindi mi sono dedicato molto alla pastorale giovanile, non solo della parrocchia, ma anche della diocesi. Abbiamo avviato, per dire, anche la pastorale per gli adolescenti, che allora a Mercedes non c'era. C'erano momenti diocesani importanti a livello di giovani, però ecco, questo è stato un po' rafforzato, e quindi mi sono occupato molto di questo. E poi coltivare molto, molto il rapporto di fraternità sacerdotale, perché con Juan Carlos ovviamente si viveva insieme, si condivideva la preghiera, si condivideva il cammino pastorale, il rapporto con la gente è molto, molto, molto importante, le relazioni sono fondamentali, non ci sono tante strutture. E quindi se vuoi incontrare i giovani non puoi aspettarli, non c'è nulla, c'è la casa parrocchiale, basta, devi andare dove sono. Se vuoi incontrare anche gli adulti devi andare dove sono, e quindi sei proiettato a uscire. Trovi un cammino spirituale molto interessante quando hai tempo di incontrare le persone, di ascoltarle, perché ti rendi conto, ecco un'altra grande ricchezza, che Dio raggiunge tutti. Per cammini diversi, non secondo i nostri schemi, grazie a Dio, ma ti rendi conto che Dio cammina con tutti, anche con quelli che non frequentano e che magari non frequenteranno mai. Trovi una ricchezza di spiritualità che ti sorprende. Siamo arrivati nel gennaio del 93, io fino al 2019, perciò quasi 26 anni, non è poca cosa nella vita di una persona, e questo aiuta a comprendere una cosa molto semplice, perché normalmente quando uno sta via un po' di anni gli si consiglia di non dire dove si trova nella parrocchia e così via. La facevamo così. Questo l'ho risentito anche l'anno scorso a un convegno missionario proprio da un vescovo, e invece è bellissimo ricordare come negli Atti degli Apostoli, proprio gli Apostoli, dice: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito. E il Sinedrio di quel tempo, gli aveva detto: ma voi siete proprio ignoranti, ve ne abbiamo appena date un po', e adesso andate a raccontare ancora di questo Gesù. È proprio vero, è questo l'essenziale, raccontare, ma tutti, anche chi è sposato, chi lavora, deve raccontare quello che vede, quello che sente e quel poco che fa. Fin dal seminario ci avevano detto che c'è una secolarizzazione negativa contro la Chiesa, anticlericale, e una secolarizzazione positiva. Diciamo così, che ha a che fare con quei semi del Verbo e che uno ha trovato anche in Uruguay. Io ho trovato, però l'ho trovata in che modo? Quando qualcuno ti mette in crisi, perché
Certo, anche noi adesso diciamo che bisogna ascoltare le persone, no, così via. Ed è vero, e bisogna farlo. Però, non so se mi permetti, chi mi ha messo in crisi è stato per esempio il vescovo della diocesi di Melo, dove addirittura mi ha lanciato, nel vero senso della parola, alla radio. Ma dicevo, Monsignore, guardi che io ho paura della mia ombra. È stato lui che mi ha lanciato proprio in due radio locali che noi definiremmo anticlericali, laiciste. Certo, avevo pochi minuti, facevo il santo del giorno, per dire. Però se non avessi avuto questo vescovo, che quando ho compiuto 50 anni di vescovo, persino la massoneria del posto gli ha fatto un regalo, per dire, no? Ma non perché lui fosse massone, ma per la sua bontà e la sua generosità. Perciò qualcuno che ti mette in crisi e allo stesso tempo ti lancia, come per non aver paura. E questo a me ha fatto un sacco di bene.